Siamo a Cesio per Magic Blues con Andrea Bignasca, e ad Andrea chiediamo: qual è il primo disco che hai comprato? Ciao a tutti. Beh, sono nato fortunato perché la musica giusta ce l'avevo già in casa, grazie a mio padre. Penso che il primo album che fosse mio, che però non ho comprato io ma ho ricevuto, fosse Eros Ramazzotti. Mentre io, essendo della generazione che si andava già di singoli, penso che il primo disco comprato fosse probabilmente qualcosa tipo i Blink 182 o gli Alien Ant Farm, qualcosa del genere. Invece, quando hai pensato, ok, farò il musicista? L'ho pensato relativamente tardi, ovvero quando stavo per finire l'università a Zurigo e non riuscivo ad immaginarmi felice continuando per quella strada, e allora sono stato onesto con me stesso e con chi mi vuole bene, e chi mi vuole bene mi ha detto che lo sapevano già. L'ultima domanda: con chi ti piacerebbe suonare? Valgono sia del passato che attuali. Beh, Bruce Springsteen in primis, mi piacerebbe suonare con lui, e penso che mi piacerebbe suonare con i Foo Fighters, perché sembrano dei simpaticoni, sarebbe una bella... ci si divertirebbe. Perfetto, grazie. Ciao.